La casa editrice Fede e Cultura ha pubblicato il libro Chiara da Montefalco, una monaca medievale con il cuore aperto al mondo, scritto dal bitontino Marino Pagano, giornalista, ricercatore di storie e di storie, narratore su diverse riviste di borghi italiani e delle loro tradizioni. L'opera è, per Pagano, la sua prima pubblicazione autonoma, dopo tanti saggi e contributi su riviste di studi e innumerevoli articoli scritti su varie testate. Ma da cosa nasce l'interesse per Santa Chiara da Montefalco, da non confondere con l'omonima di Assisi? Beh, è chiaro che insieme ai motivi della ricerca, che per ovvie ragioni non contemplano distinzioni geografiche, tanto più sulla spiritualità medievale, che è un argomento che afferisce alcuna distinzione appunto di natura geografico-territoriale, di identità in questo senso, è chiaro che le storie personali incidono. Allora è un territorio che ho frequentato tanto per ragioni familiari e che amo tantissimo, tanto da ritenermi in parte dentro di me anche umbro. Da qui anche l'interesse in un primo momento, magari per un motivo sempre ineludibile e devo dire difeso persino di natura spirituale, culturale, ma poi dopo è subentrato evidentemente un discorso soprattutto di tipo storico. Io rivendico anche un'ottica appunto afferente poi giudicheranno gli altri in che senso, a livello di qualità, afferente a nient'altro che al metodo storico, che di natura non può che essere evidentemente laico nel momento in cui si fa ricerca. Io ho cercato di fare un'ottica che uno studio, insomma, che fosse sì assolutamente debitore di tutta questa grande produzione che io negli anni ho coltivato, anche andando a fare ricerche in loco negli archivi, ma poi che avesse però un piglio divulgativo, lontano dalle figurine, chiamiamole così, di tipo meramente agiografico, ma nello stesso tempo anche di impostazione differente. Seppur mai rinunciando, come dicevo prima, al metodo storico di ricerca, però differente da una scrittura di tipo e una produzione di tipo esclusivamente specialistico. Resta un periodo importante da studiare. Ed anche qui, in ottica laica, in un medioevo che va da sé e anche da rivalutare, e Chiara da Montefalco rientra in questo grande periodo.